Se la didattica a distanza ha messo a dura prova famiglie e alunni, immaginiamo il disagio subito da quelle famiglie con bambini e ragazzi affetti da disturbi dell'apprendimento o disabilità cognitive più o meno gravi. Lo sa bene a solo realtà che a Berzo Inferiore da molti anni si prende cura della formazione di questi ragazzi e che ha dovuto chiudere durante il coronavirus, raccogliendo però il disagio di molte famiglie. Abbiamo raccolto da subito la preoccupazione delle famiglie perché per alcuni ragazzi non avere un tutor che accompagnava la didattica quotidiana era sicuramente un problema. Tante famiglie hanno dovuto improvvisarsi insegnanti perché con la didattica a distanza non c'era modo di fare diversamente. Le difficoltà delle scuole e degli insegnanti da una parte, a partire in tempi rapidi con la didattica a distanza, e le difficoltà dei genitori dall'altra, a calarsi nei panni degli insegnanti, fanno sì che l'anno scolastico comunque portato a termine si concluda però con alcune materie lasciate in sospeso e con molte lacune. Sicuramente poi per noi la cosa è stata ancora più drammatica perché i ragazzi che si avvalgono dei nostri servizi sono ragazzi fragili, sono ragazzi che hanno delle difficoltà, che comunque hanno bisogno del rapporto personale. Il centro, costretto a sospendere l'erogazione dei propri servizi, si rivolge però con la didattica a distanza a quei ragazzi che hanno bisogno di aiuto per sostenere l'esame di maturità o di terza media in questo clima di incertezza. Immaginiamoci questi ragazzi che a 15 giorni dell'esame non sanno neanche esattamente che cosa sarà del loro esame. E se parliamo di ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento, con ADHD o con altre problematiche di questo genere, la difficoltà, il pensiero, l'ansia si amplifica in maniera esponenziale. La speranza è che le prossime riaperture consentiranno, quest'estate, anche a realtà come Assolo, di mettere in campo una serie di iniziative rivolte a ragazzi e bambini, individualmente ma anche in piccoli gruppi, per aiutarli a recuperare i contenuti persi durante la fine di questo anno scolastico oppure a svolgere i compiti delle vacanze. Ci auguriamo che la scuola a settembre sia una scuola in presenza, perché i nostri bambini hanno, i nostri ragazzi, non solo i bambini, ma soprattutto i bambini più piccoli, hanno assolutamente bisogno di una scuola che consenta loro anche di vivere la socialità, che consenta loro di fare gli apprendimenti nei momenti giusti della loro crescita e quindi questo è quello che noi ci auguriamo.